Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, mi devo truccare perché oggi è il mio compleanno e vado a mangiare fuori. E ho deciso di fare un mi preparo con voi. Sistemo i capelli dietro cercando di evitare che mi si formi l'antiestetico segnetto del Dio, io e le luci non andiamo d'accordo. Vabbè, speriamo che si veda qualcosa. Stavo dicendo, è il mio compleanno, vado a mangiare fuori e mi devo truccare. Mi è uscito un odiosissimo herpes oggi e ho delle macchiette di vecchi brufolazzi che rompono le stramini. Prima cosa che vado a mettere è la base. Allora, di che cosa parliamo in questo video? Io ricomincerei dalle serie TV perché ho finito. Con mio dispiacere dovrei dire, X-Files, tutto X-Files. Praticamente quest'estate, come ho detto negli scorsi video, ho iniziato a fare la super carrellata delle vecchie puntate, delle vecchie serie, ci ho incluso anche i due film, per arrivare preparata ovviamente all'uscita della decima mini stagione. Io ero tutta entusiasta della cosa perché adoravo quando ero più piccolina gli X-Files. Credevo di aver visto tante puntate, ma ho scoperto che praticamente ne ho viste pochissime, tante repliche che davano in Mediaset, ma per il resto zero. Ho visto veramente pochissimo. Finalmente ci ho capito qualcosa, almeno. Vorrei correggere un attimo questo herpes che non lo riesco a vedere. Se vi interessa, ho fatto un video su come correggere gli herpes. Ok, ho skippato la parte che correggevo l'herpes perché dovevo stare troppo concentrata. Iniziamo a correggere le occhiaie. Allora, cosa dire della decima stagione di X-Files? La parola che mi viene in mente è semideludente, nel senso, per me 6 puntate sono state troppo poche. Se volevano fare 6 puntate, avrebbero dovuto fare praticamente 6 puntate da almeno 3-4 ore ciascuna. Non mi piacciono le miniserie, rimango sempre abbastanza delusa perché io mi godo le serie, mi piace stare là. Ore, settimane, mesi, perché la devo digerire bene. E le miniserie praticamente, cioè io voglio fare indigestione, non voglio rimanere a mezza pancia, come si osa dire. Allora, non voglio dire nulla di per spoilerare chi non l'ha vista, ha intenzione di vederlo. Ci sono rimasta troppo male, dovevo far più lungo. Comunque, parliamo di altro. Ora che cosa voglio vedere? Devo recuperare assolutamente, che pure me ne ero completamente dimenticata, American Horror Story. L'ho seguito l'anno scorso, quest'anno me ne sono dimenticata, non so perché, ma mi è sfuggito completamente. Così come dicevo l'altra volta, mi è sfuggito i Grimm, che pure è una serie che ho iniziato a seguire sulla Mediaset, e quest'anno me la sono scordata. Quindi ora inizierò a vedere prima American Horror Story e dopo i Grimm. Nel frattempo, che cosa sta succedendo? Praticamente nulla. Sono in un momento di stallo assoluto. Ho finito il correttore verde, ne ho comprato anche un altro, soltanto che non ricordo dove l'ho messo. Allora, novità delle novità, l'antisocial tranne che per YouTube, la sottoscritta, si è iscritta e ha aperto una pagina Instagram col mio nome e cognome. Se volete andare a vedere che cosa non ho ancora caricato, perché per ora non sto ancora caricando nulla, sono indecisa se e come impostare quell'attività sociale sul web, perché non so effettivamente come impostarla.
vorrei farla diventare un'appendice del canale, quindi mostrare, non so se c'è un bell'outfit che non ho potuto fare il video, farvelo vedere, mostrare, non so, boh, smaltini, sto mettendo il fondotinta nella Yves Rocher. Veramente non so come, che vita dargli, o rimanere semplicemente muta e ascoltatrice, o in quel caso guardatrice del mondo esterno, del mondo Instagram. Per ora sto facendo così, praticamente sul mio profilo ci dovrebbero essere le immagini, e ho partecipato a delle estrazioni di regalini di Clio. Non so quando metterò online questo video. Comunque oggi è il 16 marzo, quindi sto dicendo, ci sono le foto che ho partecipato al concorso di Kiss and Makeup e Clio. Non so veramente che fine fargli fare, ecco, come inquadrarlo nel mondo virtuale. A me la cosa che mi piace molto è vedere, a parte cagnolini, quindi probabilmente se inizio a utilizzare Instagram vedrete un sacco di foto di Amelicchia. Quindi adoro vedere i cagnolini, adoro vedere i paesaggi, veramente tantissimo. Adoro vedere i personaggi pubblici che mi piacciono, tipo, non so, Johnny Depp, seguo Leonardo DiCaprio, seguo quelle che facevano parte delle Spice Girls. Mi piace seguire alcuni personaggi che io fino a ieri consideravo lontani. Cioè, per me Leonardo DiCaprio, cioè, mi sembra una follia aprire il telefono, andare sulla mia pagina Instagram e tra i contatti che ho avere Leonardo DiCaprio e vedere se ha postato o rimpostato una fotografia. È straordinaria come cosa. Per chi è della mia generazione, che questo tipo di contatto con l'esterno era un sogno, la prima volta che ho aperto la pagina, dopo che mi ero iscritta alla pagina di Leonardo DiCaprio, vedere scritto Leonardo DiCaprio, ho un infarto. Mi ero iscritta sbagliandomi a una pagina di Johnny Depp, poi ho scoperto che il caro signor Depp non ha pagina Instagram. Ci sono rimasta così male che ovviamente mi sono cancellata immediatamente. Un po' di illuminante sull'arco di Cupido. Non ti vengo a dare la mia adesione se non sei effettivamente Johnny Depp. Come sono cattiva. Non so che trucco fare ancora, ma credo di voler fare uno smokey nero classico, anche perché stasera ho deciso di vestirmi in total black. Quindi facciamo neri anche gli occhi. Allora, oggi che cosa ho fatto per il mio compleanno? Praticamente stamattina sono scesa e sono passata da Bottega Verde perché mi era arrivato il messaggino che avevo il 50% di sconto sull'acquisto. E ho comprato finalmente l'asciuga smalto, le goccine asciuga smalto che ero rimasta senza, e non si può vivere senza quei cosi. E ho scoperto che quello di Bottega Verde praticamente si potrebbe evitare, scusate il caos, si potrebbe evitare lo step del top coat, perché ho letto nelle istruzioni, tra virgolette, che crea anche un film di protezione del colore che c'è sotto. Io ce voglio provare. Se è così, tipo sugli smalti già resistenti di loro, evitando uno step fo prima. Sono scesa, a parte essere andata a comprarmi il mio autoregalo per il compleanno, mi sono vista con un'amica, perché stasera lei c'ha il bimbo piccolino e stasera no, ovviamente gli orari eccetera, si fa tardi, non sarebbe potuta venire e quindi
Sono andata io da lei, ci siamo presi un caffè, abbiamo fatto una piccola chiacchierata. Poi sono andata a comprare i dolcetti che ho portato a casa perché la mia nonna mi ha preparato i ravioli ed è venuto a pranzo il mio fidanzato, quindi ci volevano anche i dolcetti. E quindi questo è praticamente, non ho fatto assolutamente nulla, me la sono goduta e ho passato una bellissima mattinata in giro per un pezzo della mia città cercando di colorare la parte interna, ma ho paura sempre di ciecarmi un occhio. Vabbè, ora vado anche sotto, anzi ci vado dopo. A un certo punto sono entrata in un negozietto cinese che volevo, devo comprare un altro pezzo, un'altra scatolina per la vanity, e praticamente sono andata a vedere se quest'altro ennesimo cinese della mia città l'avesse, ma niente. Inizio a costruire lo smoky con l'ombretto nero. A un certo punto stavo vagando per i corridoi e vedere un po' che cosa c'era, che cosa non c'era, se c'era quello che cercavo. A un certo punto una signora mi fa: signorina, dica signora, visto che la sua mamma e il suo papà l'hanno fatta tanto alta, io sono 1,75-76, mi vuole dare una mano? Certo, mi vuole prendere quella cosa che sta là sotto? Io le prendo, non mi ricordo che cos'era, un vassoio, qualcosa del genere. Poi mi fa, mi ringrazia e mi fa: la mia mamma non mi ha fatto così alta. Io, mia mamma mi sfrutta sempre che mi hanno annaffiato per potermi far crescere e essere alta. E ho fatto: la mia mamma, quando ero piccina, la sera mi annaffiava i piedi, così poi sono potuta crescere e sono diventata alta. E ci siamo fatti un sacco di risate con la signora. È stato divertente. Credo di farlo soltanto con il nero. Per me lo smoky è all in black, forever black. Non è raro che lo faccio. Se quando decido di fare uno smoky classico non metto neanche il marrone nella piega. Cerco di creare la sfumatura soltanto con l'ombretto nero. Mi piace tantissimo. Uso diversi pennelli in modo da avere più gradazioni di nero e di grigio, in questo caso perché andando a sfumare ovviamente diventa grigio. Allora stasera dove andiamo? Andiamo in una pizzeria qua vicino a casa che fa una delle pizze, credo che abbia vinto anche i premi internazionali, uno dei pizzaioli che lavora là dentro. Ci sono andata già altre volte, di cui una di recente, aspetta, a dicembre, fine novembre, inizio dicembre, fine novembre del 2015. Però mi piace tanto. Io non ho capito perché quando faccio questi video, che dovrei chiacchierare di tutto e di più, un altro po' mi voglio fare anche la lista delle cose di cui voglio parlare, pum, ma scordo. È più forte di me. Veramente ogni volta dico: se la prossima volta che inizio a registrare un video mi preparo con voi, voglio dire questo. Sembra che i miei discorsi dovrebbero durare 72 anni, invece io nel giro che ho messo il fondotinta praticamente ho fatto fuori tutti i discorsi o non me li ricordo, succede tutto di più. Io per questo compleanno avevo in mente tutt'altra cosa. Avevo pensato per questo compleanno di andarmene, io e il mio fidanzato, in vacanza. Volevamo andare a Torino. Questo fine settimana che è appena trascorso, soltanto che io gioco a pallavolo e non sono titolare quest'anno, quindi io tranquillamente me ne sarei potuta andare in vacanza. Visto che non sono titolare, mo questo fine settimana ce ne andiamo a Torino. Ci facciamo un giro culturale a Torino, c'è il Museo Egizio, tante belle cose da fare e da vedere.
settimana prima, questa era una delle mie compagne che è titolare, metto un pochino anche qua, che è titolare, mi fa: porca miseria, la prossima partita è di sabato, che ne gioco solitamente soltanto di domenica, io non ci sono che lavoro. Visto che ovviamente una cosa è che del mio ruolo siamo in quattro, due giocano, due sono fuori, se succede qualcosa alle titolari comunque ci sono due cambi all'esterno, un cambio può pure andarsene in vacanza, lasciare la squadra con un solo cambio in panchina non mi è sembrato il caso, quindi ho dovuto rinunciare per ora a questa piccola vacanza. Vabbè, fa niente, la organizzerò un pochino meglio, credo di farla a questo punto dopo Pasqua, sì. Quella partita che ho dovuto giocare titolare, che ho giocato titolare perché praticamente io sono, chi capisce di pallavolo, sono la terza centrale, nel senso che ci sono i due titolari, se questi due dovessero toppare la partita eccetera, io sono il primo cambio, non perché ci sia tanta differenza di bravura tra me e le centrali o tra me e la quarta poverina, ma parliamo con le quelle che sono in campo, quindi con le titolari. Credo che l'unica carta che, non so neanche come dirlo, praticamente credo che la motivazione per la quale loro sono titolari, o almeno una delle due è titolare, per una questione di età, perché io sono sono 10 anni più grande di loro, e quindi anche per una questione di futuro all'interno della squadra si preferisce puntare di più su una persona più giovane rispetto a una vecchierella come a me. Invece la quarta centrale, credo che la differenza, anche se in quel caso pure ci sono 10 anni di differenza, cioè lei è come le centrali è più piccola di me, e credo che in quel caso sia una questione di esperienza in campo. Io comunque sono 20 anni che gioco a pallavolo, quindi ho maturato un'esperienza anche di cattiveria agonistica e di capacità di concentrazione che una più piccolina, di 20 anni senza esperienza ventennale alle spalle non ha. Non mi voglio alzare a maestra di nessuno, perché non lo sono, non lo sono mai stato, non ricerco quello, non voglio quello. Però è misurabile questa cosa. Che finta che vado a mettere sono questa di Emanuela Biffoli, quelle che ho comprato di recente. Speriamo di trovarci bene. L'altro giorno stavo guardando uno dei miei primissimi video in cui mostravo anche questa palettina della pupa. Praticamente il blush era intero. Wow! Non ci si fa caso che continuando sempre a usare le stesse cose, cercando di portarle al termine, effettivamente queste cose vengono finite. Quando poi invece guardi immagini di ormai 7 anni fa, c'avevo parecchio per finire le cose. Allora, continuando il discorso pallavolo e vecchietta che non dovrebbe più giocare, sabato, come sto dicendo, ho giocato, mi sono divertita più che mai. Adoro giocare a pallavolo. So che non verrò, non so se avrò altre possibilità di giocare titolare o comunque di entrare in campo, ma io adoro stare in campo. È una sensazione bellissima. È troppo bello. Comunque gli smoky con le sopracciglia un pochino più dure mi piacciono. Questa sera volevo fare 10 miliardi di video. Volevo fare questo, una recensione, un video tag. Praticamente mi sa che ci sarà solo questo.
praticamente da mangiare il mio fidanzato, quindi il pomeriggio è trascorso tra un po' di televisione, poi abbiamo sceso il cagnolino e quindi i miei piani sono saltati, ma va benissimo così. Ho passato un bel pomeriggio e quindi va bene così. Ora, per le labbra, visto che ho questo maledetto, metterò soltanto il gloss. Allora, video finisce qua, spero che vi abbia tenuto compagnia, voi sicuramente mi avete tenuto compagnia mentre mi preparavo, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!